Bentornati qua sul canale, io sono Fablinker e oggi torniamo qui su Resident Evil 4 per un nuovo episodio. Allora, siamo al capitolo 6 e direi che è giunto il momento di continuare. Ehi, hai una sigaretta? Ce le ho, le tue preferite. Ma dov'è? No, beh, chi c'è? Purtroppo non ce l'ho con me al momento. E dovresti proprio complimentarti per il mio ottimo lavoro. Mi sono fatto il culo e sono riuscito a nasconderla prima di essere preso. Ed è per questo che sono ancora vivo. L'accordo era: ti tiriamo fuori di qui quando consegni l'Ambra. Niente Ambra, niente protezione, Luis. Quanto sei puntigliosa, Ada. E va bene. Vado a prenderla ora, che dici? E c'è anche un'altra cosa che devo prendere. Lei in teoria nel secondo era caduta da una grande altezza. Ho delle brutte notizie, Condor 1. Con questo brutto tempo, l'elicottero non può avvicinarsi. Aspettate lì finché non migliora. Negativo, troppo pericoloso. Andremo a cercare un posto più sicuro. Mi spiace, vorrei fare di più per voi. Non preoccuparti, torneremo a nuoto se necessario. Condor 1, chiudo. Cioè Andiamo. lei era cascata da un'altezza abbastanza elevata. Pensavo fosse morta, invece no. Intanto pensiamo ad andare via da qui. Ok, fuggi dal villaggio. Nuovo obiettivo. Qua c'è il mercante, l'ho visto tipo da 26.000 metri. Cioè, si vedeva chiaramente che ci fosse. Allora, prendiamo un po' di cosine. Onestamente non so cosa posso vendere, eh. Munizioni e nient'altro. Ah, abbiamo dei tesori da poter vendere. Ok, allora direi che possiamo andare tranquillamente. Pianta rossa, munizioni. Un po' di novità in vendita. Vieni a dare un'occhiata. Va bene. Passeggiata notturna. Vabbè, ho capito. Allora, prima cosa. Posso far qualcosa? No. Seconda cosa. Cosa abbiamo? Richieste. Come fallita? Non puoi tornare indietro? Perché? Pure questa fallita. Ma perché sta cosa? Pensavo che si potesse tornare indietro, a saperlo prima. Sono rimasto male, ragazzi. Devo essere Benvenuto. Ho onesto. delle novità solo per te, Sono amico. rimasto veramente, veramente male. Ma la chiave mi serve ancora? Non lo so. Io per sicurezza la tengo perché non si sa mai, eh. Allora, potenzia, possiamo comprare. Non c'è neanche lo spazio. Estensione valigetta. Prezzo Ok. abbastanza grande, ma le dimensioni non contano, c'è Potenziamo un sempre po' di cose. Tanto riparo il coltello. fortuna a te, straniero. 10.000. Aumentiamo la potenza del Ne coltello. fai? Un esperto Poi non come posso te fare potrebbe fare nient'altro, molta vero? Spray differenza. med, progetto granata stordente. Va bene, Conoscenza e potere, ricordatelo dai. Va sempre. bene, Posso fare scambia. altro per aiutarti? C'è un calcio nuovo. Sì, però non Buongiorno, posso fare nulla. ben trovato. Vabbè. Salvataggio. 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 Andiamo avanti, va. Come si crea la granata stordente? Domanda. Ah, ok, con 5 di questo e uno di quell'altro. Va bene, va bene. Rafforzate le difese.
Questo è un ordine diretto di Lord Saddler. L'area antistante va convertita in una posizione difensiva, così da bloccare possibili intrusi. Sono disposto a qualsiasi sacrificio per il bene della retta fede. Miei fedeli devoti, costruite per me una fortezza inespugnabile, e fate in modo che qualunque incivile abbastanza stupido da violare i nostri confini paghi i suoi peccati scellerati col sangue. Ammazza, oh. Che cattiveria. Abbiamo compagnia. Continua a camminare, ma fai piano. Ok? C'era da aspettarselo. Ci provo. Non girarti. Podéis correr, pero no os podéis Non mi hanno sgamato, vero? C'è anche la parte su. Risorse. Mi sa che ci tocca. Ah, ci hanno sgamato. Ma porca. Ashley, ma che cavolo? Un attimo, non c'ho niente. Posso creare una granata, qualcosa? Stordente, ok. One moment, my friend. Ok. Poi si torna indietro. Ashley, ma che ca... Ah, sei viva, era ora. Prego. Prego. Ma abbiamo pochissime munizioni. Veramente poche. Ok, adesso ne abbiamo un po' di più. Quantomeno. Ma che palle! Brucia! One moment. Ok. Ma che cazzarola però. No, mi sono... Brucia, brucia. Allora. Di qua si va. Ma porca miseria, oh, ogni volta, eh. Mannaggia tutto. Ste trappole. Ste trappole. Stava di. Prima che mi rompessero i cosiddetti. Tanto, un secondo che faccio un po' di cosine. Granata stordente. Munizioni mitra. Piante. E nient'altro. Ma ancora un po' di vita. Non sarebbe intelligente sprecare questa cosa ora, credo almeno.
Ma non si può fare tipo... No, eh? Vabbè, pensavo che potessimo collaborare in modo che lei mi tirasse su, ma... Non è questo il caso. Mi sa. Che rischio. Stavo per beccare la trappola. Aia. Ha fatto un brutto rumore lei, eh? Onestamente. Vabbè, andiamo avanti, va? Mappa aggiornata. Comunque io sto ancora rodendo per quegli obiettivi non fatti. Perché pensavo onestamente che si potesse tornare indietro, invece... Invece no. Ti ho visto. Ma Dio santo, Dio... Perché? 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 Cioè veramente, eh? Alla fine l'ho usata per forza la pozione. Calice. Questo calice si può... Sì. Perché non... Ah, siamo le altre. Quindi una così, ok. Perfetto. Ada, possiamo andare. Cioè, Ada, buonanotte, Ashley. Vabbè. Sono un po' confuso. Carica ste munizioni, sono già al massimo. Lascia un altarino. Ah, qui è tranquillo. Non dirlo, perché devi portare sfiga? Cioè, tu dimmi perché devi portare così tanta sfiga. Qui è tranquillo, ma poi non è... No, eh? Serve qualcosa per... serve una chiave. Che poi in realtà, vabbè. Io che uso un po' di cervello, basterebbe far così e saltare dall'altra parte, ma so che sono troppo evoluto io, quindi va bene così. Ci sono solo due nemici qua. Mi sembra quanto strano. Per carità, io sono felicissimo, però... Ok. Qua non c'è niente. Niente. Qui non ci posso andare. Basterebbe scavalcare Leon, ma vabbè, lasciamo stare. So che non si può. Se no sarebbe troppo semplice. Meglio complicarsi la vita, va? Purtroppo. Ok. Sto trovando un sacco di monete, ma veramente un sacco. Aspetta qui. Nasconditi, va, che è meglio. Ok. Se no, ogni volta mi tocca sempre... Sempre... Inseguirti. Allora... Quante belle cose che sto trovando. Aperto la porta. Faccio un altro. C'è qualcuno? Sembra di no. Spray medico. Oh. Sembra che non ci sia nessuno. Cos'è? Ma che cazzo? Grandioso.
Lol. Scusate, non sapevo fosse questo. Allora, visto che sono intelligente quando voglio, ma preferisco una per volta. Faccio una cosa. Arriva. Ci mancava in effetti. No, vabbè. Sono un po' in troppi, eh. Io non vorrei di, ma... Un attimo, devo fare una cosa. Non era quello che volevo fare. Porca miseria. C'è qualcosa io posso creare? Mie adesive. Piante. Allora. Allora. L'avevo colpita in realtà. L'avevo colpita, raga. Ve lo giuro. Avevo fatto L1 per schivare. Sono rimasto malissimo, ragazzi, ve lo giuro. Sono rimasto... A parte che mi hanno one-shottato. Salta filmato. Uffi, allora. Ma è immortale sta gente, non ho capito. Non può essere immortale, su. E dai. Vabbè. Eh.
Calma, calma. Oh, ma che immortale questa. Ma è da ricovero sta gente, da TSO. È morta! È morta, è morta! Sono morte entrambe in teoria. E dai. Ce l'ho fatta? Fortuna che hanno nascosto Ashley, ragazzi. Fortuna vuole. La manovella, ok, per la porta immagino. Se non ti nascondevo era un bordello qui. Già era difficile senza nasconderti, poi figuriamoci se... L'ho fatto per te. Adesso avevo dimenticato qualche cosa. Sì, qualcosa l'ho dimenticato. Lo zaffiro. Mamma mia. Che battaglia, veramente, ma che battaglia. Me coglioni, no? Allora, prima di andare avanti, avevo visto di là che c'era appunto il trono, là, come cappero si chiama, vabbè, avete capito. L'altarino. Volevo prendere quello. Quindi, infatti sta chiave non posso venderla, mi serve per gli altari, cioè, sarei pirla a venderla, no? Allora, vediamo se posso fare altro. No, in questo no, posso solo venderlo e basta, ok. Ricevuto. Ah, hai capito? Si può andare avanti da lì volendo. Dopo scendi, buona. Allora, finalmente abbiamo la manovella per aprire questa porta. Stai bene? Sì, sto bene. Credo. Credo. Te la sei cavata bene. Mi sa che sei abituata a scappare dai morti. Ma te la sei cavata bene cosa? Che era nascosta dentro a... Vabbè. Lasciamo stare, va. Discorso sensatissimo proprio. Vai. Resetas, risorse. Ok. E poi... Lei fa sempre dei rumori strani comunque. Granata stordente. C'è un'altra battaglia, mi state dicendo?
Ditemelo stavolta, almeno mi preparo un attimo. Allora, vediamo un po' se possiamo fare altro. Questo siamo vuoti. Ok, quindi così adesso anche per il mitra. E dai. Perché non si rompe? Mannaggia a tutto. Devo sprecare una munizione per questa roba. Mi dà veramente... Mi urta. Una cosa che mi urta tantissimo. Bene. Andiamo. Ok. Ammazza, oh. Ma chi è questo? Porca miseria, che botta, che tramvata. Tua richiede purificazione. C'è un po' di forza? Andiamo, andiamo. Non pensare a loro. La porca. Sempre più complesso sto gioco. Tutto ok. Tutto ok. Dobbiamo andare. Aia, aia. Libera. Ok, corri. Porca miseria, ragazzi, che roba. Ah, bello. Una potenza, una forza veramente soprannaturale. Ci siamo. Siamo ancora vivi, quantomeno. Ascoltami, è te che vuole. Se lo incontriamo di nuovo, scappa. E tu che farai? Farò il mio lavoro, è fantastico. Come cosa? Ricorda che sparare fa rima con giocare, straniero. Va bene, carissimo, però... Benvenuto. Allora, vendi. Bene. Che posso fare per te? Vendiamo questo. E questo ancora no. Non è stato un ottimo affare. Questo ancora no. Una carabina. I miei articoli sono tutti di fattura eccellente, te l'assicuro. Io volevo potenziare, però. Un'arma ben 10.000. potenziata. Ecco a te, come desideravi. E non possiamo comprare nulla. Lanciarazzi 80.000. Ammazza, oh. Ti serve nient'altro? No. Nada. Direi che per oggi è tutto. Non è stato un episodio tranquillissimo, onestamente. Ma proprio per niente. Cioè, un episodio veramente strapieno di cose, di casini, di robe, cioè, assurdo, assurdo. Ragazzi, è tutto, vi ringrazio molto e ci becchiamo al prossimo episodio. Ciao!